E bella a tutti ragazzi, io sono DanixD e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi devo chiedere solo una cosa, scusate veramente se ho, cioè perché ho abbandonato il canale solo per una cosa, perché non faceva più caricare i video e montarli, scusate veramente, scusate. Però una notizia bella che oggi andiamo a fare questo video, come funziona Short Factory. E diciamo, vi farò vedere un po' come funzionano le intro e come fare, diciamo, come abbellirlo e come abbellire i video, diciamo, e fare tutti i tagli perfetti. Diciamo un po' tutto di Short Factory, vedremo. Allora ragazzi, iniziamo subito da questa cosa, da questa, diciamo, prima cosa. Bella raga. Ok ragazzi, qui diciamo per fare le intro andiamo su nuovo progetto, poi scaliamo un pochetto, scegliamo un tema a caso, vedete qui ci sono tantissimi temi. Poi andate sul tema, diciamo quello che volete. Io scelgo quella di PlayStation. Levate, diciamo, tutte le clip e aggiungete quella che volete. Per esempio, aggiungo questa. E diciamo, aggiungete quella che dovete registrare il video, diciamo. Poi mettete su continua. E qui adesso vedete tutto il video, no? Voi dovete cliccare quadrato. Poi fate cancella la clip e conferma. Adesso vi rimane solo questa clip, giustamente, no? Poi andate proprio all'inizio, cliccate in X e fate aggiungi screenshot. Poi mettete, qui vediamo ci sono, diciamo, tanti temi, no? E poi andiamo con la X e scegliamo, per esempio, io scelgo l'eclisse, che è molto bello, ve lo consiglio tanto. Andiamo su aggiungi screenshot e come vedete abbiamo questo qui. Voi, e vi consiglio, diciamo, di farlo non troppo lungo, diciamo non troppo lunga la intro, diciamo, no? Quindi voi adesso andate ad eliminare anche questa clip, quindi quadrato, cancellare la clip e conferma. Per fare la intro adesso andate così, no? Andate sempre all'inizio e aggiungi overlay e qui andate e su testo, se volete scrivere qualcosa, mettete tipo un testo a caso, no, che vi piace, e scrivete tipo, io per esempio scrivo DaniXD, no? Ok, Dani trattino basso XD, se lo trovo. Ok, ora non sto a scrivere proprio il nome giustamente, però si può fare. Poi se lo volete spostare, andate su trasforma e con R, diciamo, lo spostate. E io per esempio lo metto qui sotto, ok? Poi qui potete fare effetti testo. Potete, diciamo, colorare la vostra scritta, diciamo, certe volte animata, certe volte no. Dovete cercarla quella che, diciamo, vi piace. Io scelgo questa. Non ci sta bene, però dai. E adesso andiamo su animazione testo, se volete, diciamo, animarla, no? Poi andiamo su animazione testo e mettiamo, guardate qui, rimbalzo, dai, ci sta. Poi andiamo su conferma e andiamo su adesso. E adesso non si è salvata, non so perché, però si può fare. Allora, X come prima. Se volete aggiungere sticker, andate su sticker, no? Giustamente. E io vabbè, ho l'immagine della Trooper Rosa perché questo è il mio avatar, ovviamente. E se volete aggiungere tipo qualche immagine, per esempio, tipo io vi consiglio molto quello del dov'è? Il like, per esempio qui, trasforma, lo mettiamo qui, dai. E poi più e quello di iscriversi, no? Facciamo trasforma e lo mettiamo qui. Un po' così, perché così si vede. Ok. Qui l'intro. E qui poi vedete, se volete cancellare lo sticker, mettete conferma e l'avete cancellato. Se volete cambiare sticker, dovete, diciamo, vi dovete un po' da qui, no? Andiamo sul like. Si può fare anche così. Si può mettere la durata dello sticker da 4 secondi a 0 secondi, giustamente. Poi sempre l'animazione dello sticker, dovete mettere sempre animazione centrale. Poi qui c'è anche l'impulso, che è molto bella per il like. E qui abbiamo finito la intro, diciamo, se vogliamo mettere diverse cose, no?
poi andate, diciamo, alla fine del video, no? Con R, tutto con la levetta, andate tutto giù. E invece adesso dovete premere, tipo, andiamo 4 secondi. No, scusate, premete. Allora, ok, adesso levate tutto con cerchio. No, scherzavo, scusate. Adesso X e mettiamo aggiungi screen. No, scusate, aggiungi clip. Le clip qui potete aggiungere tutte le clip che volete. Per esempio, ho diverse clip che ho fatto in passato. Quindi, allora, scegliamo una clip a caso. Per esempio, scelgo questa. E qui, come vedete, vabbè, lasciate l'intro che avevo fatto, no? Qui adesso passiamo ai tagli, come volevi fare. Per esempio, se io voglio tagliare una parte, per esempio da qui a quando sono dentro la mappa, cioè nel senso per qui adesso dove sono dentro la mappa del video scorso, no? E cliccate quadrato, poi andate su spezza la clip. Premete X da dove volete tagliare, spezzare la clip, e finché volete tagliare, mettiamo finché così, tipo, noi vogliamo tagliare precisamente verso qui, ok, vi porto subito la mappa, ok, qui, spezzare la clip. Ora, voi vedete che questo pezzo è, diciamo così, no? Voi qui avete, con quadrato, no? Voi andate così e cancellate la clip. Come vedete, guardate, quasi sente l'audio. Vedete? Adesso l'ho tagliato proprio perfettamente, no? Perché anche il video non lo sentivo. Però è venuto, cioè, nel senso, vi ho spiegato come tagliare. Adesso vi spiegherò, diciamo, come funziona. Adesso, una cosa importantissima, vi spiegherò come funziona la musica. Quindi, e la musica, se la volete mettere nella intro, funziona così: andate all'inizio, X, aggiungi musica e mettete una musica, diciamo, che vi pare. Per esempio, vi consiglio questa perché per l'intro è molto bella. Per esempio questa non è copyright, ragazzi, quindi come questa. Ok, se volete tagliarla andate qui, scusate, ok, qui, e spezza musica. Premete X, aspettate la musica, e poi andate finché la musica non finisce. Così almeno la tagliate fino, diciamo, se la volete mettere nell'intro, diciamo. Ok, adesso qui mettiamo su spezzare la clip. E andiamo qui. Adesso rimane questo pezzetto, diciamo, lo eliminiamo, ok. Ok, adesso riandiamo all'inizio. Vi ho spiegato anche la musica come si mette. Riandiamo qui e come vedete poi abbiamo lì, diciamo, abbiamo la musica. Ok, adesso vi spiegherò, diciamo, come diverse cose. Come riandiamo all'inizio, così vediamo un po' di cose. Qui, ragazzi, mi ero letteralmente scordato, qui all'inizio voi per l'intro dovete mettere quadrato, impostazioni, colori, e potete mettere il colore del raggio. Blu è molto bello e il raggio lo potete sia ingrandire sia rimpicciolire. Questa cosa è molto bella e utile, molto bella e utile. Ad esempio, facciamo così, dai, ci sta. Poi vediamo diverse cose. Ah, ragazzi, questa è una cosa importantissima anche, perché se noi facciamo così, scusate, e clicchiamo quadrato, aggiungi, aspettate, mettiamo così, e aggiungi transizione, potete fare così, guardate, ragazzi, diciamo, se ce ne sono tantissime, le transizioni. Queste cose sono molto belle, perché se tu clicchi X, guardate che fa. Allora andiamo così e poi vi porta direttamente all'altra parte. Questa cosa è veramente spettacolare. Io la amo questa cosa, infatti diciamo, la uso sempre per i tagli. E infatti poi c'è anche cancella la clip, clona la clip, e ci sono anche le fasi di zoom, che sarebbero
anche queste cose. Se voi andate qui, cliccate quadrato, andate su pan e zoom, voi mettete lo zoom così, se volete zoomare qualcosa così, poi mettete conferma, guardate, magari... e poi riandate qui e mettete pan e zoom e lo, lo rimettete, diciamo, fin quando vi era comodo. Così, ragazzi, avete fatto anche lo zoom. Poi andate su quadrato, andate su spezza la clip. No, no, aspettate. Per me, ragazzi, aspettate, qui io vi consiglio di fare sempre questa cosa. E andate alla fine del video, no? Diciamo, aspettiamo che si fola. Ok, qui. E come c'è questo nel video, no? Mettete all'ultima clip, adesso, tipo, andate all'ultima clip. Premete X, aggiungi screenshot e mettete tipo il fuoco, no? Sempre un screenshot che volete. Per esempio, fuoco, aggiungi screenshot e così voi mettete tipo così. E aggiungi overlay, testo, un testo che volete e mettete tipo grazie per la visione. Questa cosa è veramente bellissima. Tipo grazie per la visione. Beh, adesso non sto a scrivere tutto, però voi mettete così. Potete mettere anche il colore, ci sta tantissimo. Poi potete mettere anche sticker, per esempio la gorrosa, e trasforma, mettete qui. Questa cosa è veramente bella. Questa cosa è veramente bellissima. Infatti, diciamo, ho iniziato a metterla dallo scorso video, però adesso, diciamo, ho fatto questo tutorial e quindi non l'ho potuta mettere. E la metterò dopo, diciamo. E allora, ragazzi, diciamo, questo video potrebbe, cioè, diciamo, è finito qui. Da DanXD è tutto, e bella, raga.